succede. Quindi amatori Burian, andiamo a vedere, via, questa è la finale della divisione 1, Ottoboni all'attacco, davanti però abbiamo Norris con Michele Andolino all'interno, Ottoboni all'esterno, Andolino non molla la corda, quindi ha il diritto di passare, passa di fatti, Nicky the Professor in seconda posizione. Marco Norris, intanto Ottoboni comincia a perdere dei pezzi del suo paraurti posteriore, abbiamo visto nelle varie manche lasciare detriti ovunque, sta perdendo anche dei pezzi dall'anteriore questa volta per cambiare un po', per fornire materiale nuovo. Intanto dietro Burian continua con la sua cavalcata non delle Valchirie, ma la cavalcata a ritroso, molto lenta, con la sua Skoda Fabia, abbiamo ancora negli occhi la Skoda Fabia di Václav Pejfan. Al Gran Premio d'Italia dell'Europeo andava più veloce sicuramente di questo. Norris ha preso il largo, anche se al momento sono ancora molto vicini, ci sono delle sconnessioni all'interno della curva 3, le vetture si scuotono. Nel frattempo Michiandolina con la scatola guida, questa volta che dovrebbe essere perfettamente a punto, sta guidando da par suo e tenendo a dietro sia Ottoboni che Tortone. Michiandolino, Ottoboni che arriva al pelo proprio, prima di intraversarsi riesce a correggere, gran bella manovra. Era arrivato lungo, si era intraversato e stava per girarsi. Gara invece senza storie per l'ex campione d'Italia Giancarlo Amatori, che transita in questo momento col numero 102, molto in ritardo. Andiamo a dare uno sguardo ai tempi, 47.6 per Norris, 48.9 per Andolino e Ottoboni, 49.1 per Tortone, quindi i tre sono vicinissimi, continuano la loro cavalcata in un fazzoletto. Norris adesso è cominciato a spingere, 46.7, eccoli qua i tre, bella battaglia, si gira, mucchio selvaggio, ne ha profitto Ottoboni, adesso si apre la parte anteriore della opposta di Michiandolina. Si apre dalla parte anteriore, nonostante abbia la maniglia nel posteriore, ma lì la botta staccando, distaldando una parte, quindi a questo punto gara solitarissima per Norris, campione italiano in carica, che non ha grandi problemi a stare davanti. Adesso il secondo è Ottoboni, ma è distaccato, vi diciamo esattamente di quanto, è esattamente distaccato di 11 secondi e 7, quindi no. Andiamo a vedere la vettura di Michiandolina, che fortunatamente la porta non gli si apre dal lato contrario, rimane ancora attaccata, speriamo che lo rimanga fino alla fine. Intanto ancora pezzi di carrozzeria che adesso vengono spinti via da Ottoboni, che è in seconda posizione, ed intanto inizia gli ultimi due giri per Marco Norris, due al termine, qui il doppiato Burian, liquido e fumo, prima liquido adesso fumo, da un tubo esterno, Tortone, questa volta un problemino in più, ci aveva detto beh di oggi potrebbe bastare, ho già avuto prima il differenziale, dopo la scatola guida, adesso c'è pure la porta che si apre al contrario, ed intanto Tortone all'attacco di Claudio Rossetti, che gli lascia strada girandosi. Tortone terzo da quello che era l'organigramma dei primi giri, manca solo Michiandolina, perché sono ritornati Ottoboni secondo e Tortone terzo. Andolina però, ci eravamo persi Norris, con il distacco non riuscivamo più a capire dov'era. Lo vediamo laggiù, pronto ormai
pronto ormai a riceversi una bella sventolata di scacchi da Ricky. Enrique Fasola, eccolo qua, Marco Noris, il campione d'Italia con il numero 101, ancora lui, va a vincere! Poi doppiato, transita Giancarlo Amatori, mentre nel frattempo abbiamo un tortone scatenato che intravede Ottoboni, che non è proprio al 100% e sta rallentando, però è tardi perché basta questo distacco per Ottoboni per andare a prendersi la seconda piazza ed è contentissimo Ottoboni, terzo tortone, poi in quarta posizione arriverà Claudio Rossetti, proprio davanti a Michi Andolini, intanto chiude anche Burian in questa sua prima, bisogna dire, un mezzo un pochino più performante. Claudio Rossetti chiude in quarta, quinto Michi Andolini che piano piano si stava aprendo la porta, avessimo ancora fatto due o tre giri, praticamente vedevamo dentro quello che succedeva.